Ciao a tutti ragazzi, allora oggi siamo praticamente alla fine di aprile, io spero che mi riarrivi comunque tutta la collaborazione che sto aspettando perché per il momento mi è arrivata la collaborazione dei costumi con Beach Sissi. Sono troppo contenta perché comunque è una collaborazione che faccio ormai da un paio d'anni, mi trovo sempre molto bene con i loro costumi e ho chiesto anche a delle mie amiche di scegliere qualche costume per loro, così almeno siccome io sono anche piena di costumi e ce li ho abbastanza vari, così almeno anche loro potevano scegliere. Allora, ho ordinato 4 costumi. In più, se arriverà presto l'altra collaborazione di YesStyle, sarà un video, diciamo, con tutte e due le collaborazioni, quindi vedrete direttamente entrambe, altrimenti vedrò un po' di organizzare questo video con questa collaborazione di Beach Sissi. Oppure vi farò vedere anche qualche cosa che ho comprato io nuova per la nuova stagione che ormai è alle porte. Allora, ecco qua i 4 costumi che sono arrivati. Allora, vi faccio vedere prima questo qua rosso che l'ha ordinato la mia amica Silvia. Allora, questi ho deciso di farveli vedere comunque indossati. Hanno comunque tutti la protezione. E poi ovviamente noi per esempio in Sardegna siamo ancora in zona rossa e vedremo un pochettino quando potrò vedere appunto le mie amiche, così almeno gli darò anche i costumi e se lo potranno provare anche loro. Allora vi faccio vedere subito questo, che appunto è un rosso molto molto bello e ha praticamente le coppe così. Questa è una prima, sembra un po' abbondante effettivamente, però comunque è anche un po' imbottito, c'ha la coppa dietro abbastanza grande e ha questo particolare qua davanti. Carinissimo questo, poi questa anche particolare dietro che c'ha queste due bande, poi lo vedrete direttamente indossato. Pensavo di farvi vedere direttamente la clip nel mentre che parlo un po' dei costumi. E invece la mutanda è molto molto semplice. Fatta così, anche questa appunto è taglia S, forse è un po' a culotte perché questa parte qui è abbastanza alta, quindi fatta così la mutanda. Adesso sicuramente vi farò vedere la clip nel mentre che lo provo. Spero comunque che vi riusciate a vedere bene perché oggi è una giornata un po' nuvolosa qui a Cagliari. E adesso invece vi faccio vedere direttamente il costume che ha scelto la mia amica Barbara. È sui toni del verde, bellissimo, assolutamente. Infatti sono rimasta molto contenta per lei perché secondo me le starà benissimo. Questo, praticamente la parte di su è fatta così con i particolari qua sopra e dietro appunto si aggancia in questo modo. Anche qui è una taglia S. Invece la parte di giù è un po' più grande, un po' con la vita diciamo alta, guardate, è abbasso, questa sì è più a culotto diciamo perché anche questa parte qui è più alta e questo ovviamente è tutto taglia S, fatta così. Ovviamente anche questa vedrete direttamente la clip nel mentre che la provo, così vi faccio vedere un pochettino come mi stanno anche a me, così lo vedono anche loro una volta che vedono il video, anche perché sì, mancano un po' di mesi all'estate, però comunque ero molto curiosa anche dei costumi. Poi allora vi faccio vedere quello che ha scelto Martina, che come taglia è XL, quindi ve lo faccio vedere direttamente qui. Come colori veramente è stupendo, è un costume intero, ecco qua. Guardate, molto molto bello, tra l'altro somiglia molto ad uno che avevo scelto io l'anno scorso, molto carino anche quello, e appunto la parte di dietro è fatta così e questa è una taglia XL, anche questo comunque ha le coppe all'interno e l'unico che non ha le coppe è il mio, quello che ho scelto io, che è questo qui, però voglio farle fare, infatti penso che quando saremo poi in zona arancione andrò a comprare le coppe direttamente, così almeno lo faccio perfetto. Ovviamente ve lo faccio vedere anche questo indossato, anche perché questo è double face, ma io non lo voglio mettere dalla parte del leopardato perché a me personalmente non piace. L'avevo preso più che altro per la parte a fiori che adoro. Quindi sicuramente vi farò mettere le coppe all'interno qui, che sono perfette, proprio questa è una taglia S lo stesso. E la mutandina è fatta così, quindi ha i particolari magari in leopardato, però non mi dispiacciono ed è un pochettino a vita alta. Quindi anche questa, adesso vedrete la clip dove indosso tutto. E fatemi sapere assolutamente nei commenti qua sotto qual è quello che vi è piaciuto di più, perché sono troppo troppo curiosa. A me sono piaciuti sinceramente tutti quelli che hanno preso appunto le mie amiche. Poi comunque come qualità li ho provati anche lo scorso anno e sono molto molto belli, quindi assolutamente ve lo consiglio. Vi mando ovviamente il link qua sotto
nel box info dei codici sconto e poi ovviamente il link dei capi, così almeno se volete dare un'occhiata. Non hanno solo costumi, ma hanno anche copricostumi, solo parte di giù o solo parte di su, hanno anche direttamente dei vestiti da mare, dei parei, hanno un bel po' di cose, quindi magari guardate un'occhiata anche direttamente a tutto il sito se non siete interessati solo ai costumi. Siccome poi la stagione praticamente sta per iniziare, ci sono anche le novità. Allora, eccoci qua. Alla fine ho deciso di fare praticamente un video dove vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato nel corso di questo periodo per l'estate. Alcune sono ancora con l'etichetta, quindi vi dirò anche i prezzi. Altre invece le ho direttamente già lavate, la prima cosa che ho fatto appena tornata a casa, però alcune comunque le avevo già messe da una parte perché le avevo già comprate da un po' e vi dico anche dove le ho comprate. Alcune magari le potete anche trovare ancora, altre forse no. Però vi faccio vedere appunto un pochettino cosa ho comprato io per me per quest'estate. Allora, la prima cosa che così sicuramente trovate ancora è questa gonnellina qui. Quindi è con il gonnellino praticamente da tennista, come vedete con i volant, molto molto carina. E questa l'ho presa da me, da H&M, tra l'altro è dello stesso colore della mia magliettina di oggi. Allora, io ho preso la taglia 32, che comunque va bene, è la taglia più piccolina, come vedete è a vita un po' alta, ma neanche troppo. E questa mi pare di averla pagata sui 6 euro e qualcosa. Molto carina secondo me per l'estate perché si può abbinare a dei top bianchi o comunque sui colori chiari o magari anche bianchi con qualche stampa, considerato che comunque di un colore abbastanza neutro. E mi piaceva, non ce l'avevo ancora, poi come tessuto comunque è molto leggero, quindi per l'estate va benissimo. Poi allora, ovviamente questa qui la vedrete indossata in una clip adesso, così vedete anche come mi sta. Poi ho preso questo vestito qua che io l'ho pensato per andare al mare, sperando comunque si possa andare, comunque che la situazione sia migliore. Allora, costava da 16,99, io l'ho pagato 8, quindi comunque la metà. È molto carino questo, la parte di davanti ha praticamente un laccetto. Aspettate, faccio vedere. Qua davanti ha un laccetto che si aggancia e praticamente ci cioè, si allaccia. E questa parte qui davanti è con i volant, ve la faccio vedere anche questo indossato. E mi sembrava proprio di fantasia per andare al mare, proprio di quei vestiti da mettere, poi togliere quando si va per stare in costume, insomma. Prevalentemente penso di usarlo per quello, poi magari non so se anche per andare a lavoro adesso vedrò un pochettino. Poi allora un'altra cosa che ho preso, ah scusate, questa l'ho presa nell'outlet che abbiamo noi alla Corte del Sole, che praticamente era Te Zenis. Invece ho preso questa che è una tutina molto molto carina. Adesso questa magari la riuscite a vedere meglio indossata. Mi piacciono molto i colori perché questa secondo me io riesco ad utilizzarla adesso come anche magari a settembre, perché comunque come colori ci può stare. È molto carina, c'ha i puntini praticamente bianchi e costava 9,99, io l'ho pagata 5. Quindi questo è il prezzo, anche questa si allaccia, puoi decidere se allacciarla davanti o dietro, è di Stradivarius, l'avevo presa proprio con i prezzi scontati, c'erano delle offerte, e il tessuto comunque è cotone, con un po' di viscosa, comunque per l'estate va benissimo. Anche questa ovviamente vista così non si capisce bene com'è, anche come lunghezza, ve la faccio vedere nella clip indossata, così almeno vedete un po' come mi sta anche a me. Magari non so se questa riuscite ancora a trovarla, perché magari qualche sconto c'è ancora. Poi allora, come altra cosa che ho preso è questo vestito, che secondo me è il più carino che ho preso, perché su cui secondo me lo riuscirò a sfruttare anche più avanti. È modello un po' over, nel senso che è largo come modello. Ho preso la taglia comunque S, l'XS non c'era, altrimenti forse avrei preso anche l'XS. Ed è molto molto carino come colori, questo lo posso usare anche per uscire tranquillamente, mi piacciono un po' questo particolare delle maniche. E questo l'ho pagato 5,99, mi ricordo, sempre da Stradivarius. E troverete anche la clip, cioè vi farò vedere anche la clip qua. Molto carino, soprattutto sono contenta perché pur essendo un modello over a me non sta male. Cioè è molto carino, molto fresco, mi sa proprio di estate, poi di questo colore comunque non ce l'avevo ancora. Quindi queste sono le cose che ho comprato appunto per l'estate. Altre cose che ho preso le vedete nel mio scorso video di Shein,
E tra l'altro stavo pensando anche di aggiungervi adesso qualche clip dove vi faccio vedere le cose di Shein che avevo preso, ovvero due vestitini, uno sui toni del rosa con i fiorellini bianchi. Molto carino, secondo me molto bellino. L'unica cosa è che lo vedo un pochettino largo, non so se abbinarci una cinta o lasciarlo così. E poi l'altro invece che ho preso è quello verde con i fiorellini sempre bianchi, perché si vede che mi piacciono i fiorellini, e quello è un amore, troppo troppo carino, mi sa proprio di vestito fresco da usare sempre d'estate, carinissimo secondo me, quindi assolutamente i da Shein, comunque prodotti super approvati. Poi allora avevo preso il bikini con le farfalline e poi ho preso anche gli shorts con le righe, che però secondo me, almeno su di me, li vedo un po' troppo, cioè se li metto a vita alta sono molto, sono troppo corti, se li metto a vita normale non mi piace molto come mi stanno. Quindi penso alla fine che li userò più per andare al mare, diciamo, di metterci sopra un top e così. Comunque, intanto appunto avete visto come mi stanno indossate tutte le cose. Questo praticamente è un video di cose indossate. Spero tanto che vi sia piaciuto e fatemi sapere se vi piacciono, vi piace questa tipologia di video, se comunque vorrete che magari nel prossimo video sicuramente vi faccio vedere la collaborazione che devo fare appunto con sempre con YesStyle. Poi non so se mi devono arrivare altre collaborazioni, ma per il momento penso di no, poi magari non lo so. Dopo che pubblico il video mi ricontatta qualcuno e poi vi farò sapere. Comunque, sono contenta di tutte queste cose che ho preso. Queste ovviamente non erano collaborazioni, le ho prese io. E fatemi sapere tra comunque i costumi che avete visto che indossati e tutte queste altre cose indossate, cosa vi è piaciuto di più, che sono super curiosa di saperlo. Poi oggi magari mi vedrete anche meglio di luce perché oggi c'è una giornata stupenda qui a Cagliari, infatti sono contentissima. E niente, spero tanto che vi siano piaciuti. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Ricordatevi di iscrivervi intanto al canale e di seguirmi anche su Instagram, mi trovate come Carletta22, Carletta-22. Mi raccomando, vi aspetto. Se volete mandarmi anche un messaggio privato, vi rispondo appena posso. Un bacione, alla prossima!